sono Lisa da cucicucicu.com. Oggi ho un video molto speciale per So Asafi. So Asafi è organizzato da Trixie di Colored Buttons. Ogni giorno del mese c'è un tutorial da un blogger di cucito per un progetto semplice abbastanza per principianti oppure da bambini. Il mio progetto per So Asafi di questo mese è questo cuscino per il collo. Tutti adorano questi cuscini, sono comodissimi, si possono usare a casa, in macchina, in viaggio, in aereo, in treno, come vuoi. Questo, il cartomodello ha due misure, questo è da adulto o anche per i bambini. C'è anche uno più piccolo che è per i bambini piccolini. C'è anche questa cosa in più che si può mettere o no, si apre e si chiude con degli automatici e si può attaccare alla valigia, allo zainetto oppure semplicemente appendere a casa. Questo qui ha fatto mia figlia ed è semplicissimo. Ora ti mostro come cucire questo cuscino per il collo. Scarica il cartomodello da cucicucicu.com. Servono nastro adesivo e forbici per assemblarlo. Per la stoffa io uso questo Minky con queste palline, così c'è rosso e giallo. Per tagliare le forbici uso le Fiskars Razor Edge. Serve una penna per disegnare il cartomodello. Per cucire uso questo filo DMC numero 8, il colore 321 è rosso. Poi questi aghi numero 22 DMC chenille, gli spilli. Poi per imbottire io uso memory foam, però puoi usare l'ovata normale. Invece per il laccetto opzionale serve l'interfodera di peso medio, deve essere termoadesivo, c'è il lato appiccicoso, diciamo, gli automatici, un paio, oppure il velcro se preferisci. Allora, il cartomodello ha 6 pagine, le prime due sono per misura bambino, poi quello adulto ci sono 4 pagine così. Ah, c'è anche il pezzo della laccetto là. Assembliamo il cartomodello, rifiliamo i margini in fondo e a destra delle pagine. Questo facciamo solo in fondo, quella a destra non dà fastidio. C'è anche il laccetto qua sulla seconda pagina. Uniamo le pagine, ci sono i triangoli che formano un rombo, poi fissiamo col nastro adesivo. Tutte le linee devono combaciare, ovviamente. Continuiamo sulle altre pagine, sempre nello stesso modo. Rifiliamo e facciamo combaciare i triangoli e le altre linee. Le ultime pagine non facciamo in fondo perché non c'è niente sotto, diciamo. Ok, una volta fatte queste pagine, uniamo i pezzi sempre nello stesso modo. I triangoli formano rombi e queste altre linee combaciano. Sempre il nastro. Ok, abbiamo finito. Allora, in teoria si dovrebbero unire anche questi, però non è necessario ora. Ok, c'è la misura adulto e anche quello da bambino. Faremo anche il laccetto, quindi tagliamo quei pezzi là. Ecco i due pezzi, iniziamo con l'accetto. Bisogna disegnare due volte il pezzo del laccetto sul lato cartaceo dell'interfodera media. Lasciamo un poco di spazio tra di loro, tagliamo intorno lasciando sempre un po' di spazio. Il dritto filo del pezzo va in verticale, quindi bisogna fare così anche sulla stoffa. Mettiamolo col lato appiccicoso sul lato rovescio della stoffa. Copriamo con un panno da stiro e stiriamo caldo senza vapore, secondo le indicazioni dell'interfodera. Se la stoffa ha una pelosità come il mio, c'è una direzione, bisogna metterla in modo che scende il pelo. Pieghiamo a metà e appuntiamo prima il lato corto sopra e poi il lato lungo. Metti due strati di stoffa
dritto contro dritto, il pelo deve scendere in quel senso là. Posizionaci sopra il cartomodello, bisogna cucire intorno al bordo, quindi lascia un po' di spazio intorno. Appuntiamo per fermarlo un poco, poi disegna intorno il cartomodello, togliamo gli spilli, poi rimettiamoli senza il cartomodello. Segniamo qui sopra dove andrà il laccio se lo fai. Poi bisogna avere uno spazio per rivoltare il pezzo, quindi segniamo qua sopra. Usiamo questo filo più doppio, bisogna fare un nodo, quindi si fa un cerchietto così, metti il capo un po' sotto così, porta su il capo, stringiamo e si fa un nodo. Mia figlia Sofia ha cucito questo laccio, però sarebbe più comodo facendo la linea prima. Facciamo un centimetro dal bordo. Col filo si inizia qua alla piega. Giriamo un paio di volte per fermarlo e facciamo il punto indietro. Per fare il punto indietro, vedi dove esce il filo? Si mette il lago un po' a destra e esce un po' a sinistra. Allora, aggiustiamo. Ok, a destra rispetto al filo e esce a sinistra. Destra, sinistra, fino all'angolo. Qui si vede davanti e dietro. Si deve continuare così per l'altro lato pure. Poi rifila gli angoli per rivoltare meglio. Attenzione al filo e neanche le altre cuciture. Ora bisogna rivoltare il laccio. Si può usare una penna o qualcos'altro, basta aprire e spingere un po' dall'esterno, oppure io uso queste pinzette che vengono con la macchina taglia cuci. Si inseriscono, si spinge un po' questa punta e si acchiappa con le pinze. Si fa un po' alla volta piegando così in modo che esca facilmente il resto, ecco. Ok, poi inserisci penna o pinza, quello che vuoi, per aggiustare, spingere gli angoli fuori. Così si può aggiustare, è un bel rettangolo. Ora cuciamo il cuscino. Cuciamo da questo punto intorno fino a là, con l'apertura, e là ci va il laccio. Quindi serve lo spazio sempre là. Iniziamo a cucire da questo punto qua. Alziamo lago e facciamo sempre punto indietro. Si fa un pochino a destra e si esce a sinistra. Continua così fino ad arrivare dove va il laccio. Allora, prima si vedevano le mani mie. Invece qui abbiamo mia figlia Sofia che cuce. Ha 12 anni e sta facendo un punto indietro bellissimo. Ok, abbiamo cucito dal punto di partenza fino a dove va il laccio. Ho messo una stellina per segnarlo meglio. Ecco i nostri lacci. Aggiustiamoli un poco che siano perfettamente rettangolari. Ecco i margini di cucitura all'interno. Io li metto uno a sinistra e uno a destra per evitare di fare troppo ingombro. Fissiamoli con uno spillo giusto per tenerli uniti bene. Questi andranno così. Bisogna lasciare un centimetro di margine di cucitura. Si deve inserire, però lascio questo spillo per tenere fermo quella parte. Inseriamo il laccio. Bisogna sempre lasciare un centimetro almeno fuori dalla linea tracciata. Pieghiamo tutto, controlliamo di nuovo e fissiamo con degli spilli. Metto uno qua sotto e un altro qua fuori per tenerlo proprio ferma ferma. Poi continuiamo a cucire da là fino a dove c'è lo spazio. Una volta finito, prendiamo un poco di stoffa così col lago. Facciamo un cerchietto, entra dentro col lago, tiriamo per fare un bel nodo.
Ora dobbiamo rifilare la stoffa in più. Normalmente si dovrebbe intagliare in questo modo così perché è una curva, però io faccio un po' l'imbrogliona con queste forbici a zigzag. Quindi taglia intorno senza tagliare le cuciture. Ecco, abbiamo l'apertura qui, si vedono i laccetti. Togliamo questo spillo. Allora, rivoltiamo tutto. Mettiamo la mano dentro per spingere all'infuori. Ecco, aggiustiamo. Ok, ecco il cuscino. Ora bisogna imbottirlo. Io uso il memory foam. Apriamo e infila tutto quanto. Ora usiamo il punto invisibile per chiudere qui. Si porta il filo dall'altra parte dell'apertura, si prende un pochino di stoffa e si porta di nuovo dall'altro lato. Stringendo chiude tutto. Continuiamo. Puoi trovare un tutorial completo per questo punto invisibile sul mio sito oppure un video sul canale YouTube. Facciamo il nodo, facciamo un cerchietto. Ora passo due volte giusto per fermarlo meglio. Poi mettiamo il lago all'interno, tiriamolo fuori, ecco il lago, tiriamolo fuori e tagliamo il filo e si nasconde il filo all'interno. Ora mettiamo gli automatici sul laccetto, si devono sovrapporre in questo modo, si mettono gli automatici oppure il velcro. A me piace moltissimo il memory foam perché è morbido ma anche abbastanza rigido. Ed ecco il nostro cuscino a collo cucito da un bambino. Se vuoi li puoi anche cucire con la macchina da cucire come ho fatto con questi due. C'è l'adulto e quello da bambino. Trova il cartomodello gratuito da cucicucicu.com e iscriviti al mio canale YouTube. Ci vediamo presto!